Giovedì 18 febbraio ci troviamo a Varese per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Titolo della giornata: le sfide dell'edilizia del futuro, riqualificazione, smart building, sostenibilità, tecnologie, innovazioni. Insomma, tanti temi. Noi ne abbiamo parlato con diversi esponenti di aziende e diversi relatori scientifici. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Oggi si è voluto raccontare appunto un percorso legato alle nuove sfide dell'architettura, tenendo in considerazione che la progettazione oggi non può più prescindere dal fatto di avere al proprio interno i principi legati alla sostenibilità. Abbiamo avuto veramente dei progettisti che hanno presentato dei progetti che avevano proprio questo tema come focus centrale della loro progettazione, sia in progetti, diciamo, partendo dall'arredo. Abbiamo visto mobili fatti di cartone o con materiale di riciclo, per poi arrivare dalla scala edificio impianto fino a delle grandi strutture che magari tengono in considerazione il tema della sostenibilità anche proprio come, diciamo, rapporto col contesto e non solo del costruito ma anche poi delle persone che devono vivere attorno o dentro questo edificio. E quindi devo dire che la platea come sempre ha risposto con grande interesse, numerose sono state le domande e le aziende che hanno partecipato, che hanno presentato le proprie tecnologie, devo dire che hanno confermato il fatto che oggi le competenze a livello tecnologico delle nostre aziende italiane in particolar modo sono sicuramente centrate sul tema della sostenibilità, quindi non è un problema di trovare oggi materiali, è un problema di avere una progettazione integrata che riesca a mettere insieme questi materiali per ottenere un progetto che effettivamente sia concretamente sostenibile.